c'è qualcosa che suona di là. Mamma, cos'è l'allarme? Come si chiama? Di notte non deve suonare, perché se c'è il buio non deve suonare. No, no! Apri la tua finestra e lo porto via, va. Sono le 5. Apri la finestra e mettilo fuori, sto uccello di qua. E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo tornati qua in un video leggendario. Ed ebbene sì ragazzi, siamo tornati con gli scherzi alle 3 di notte. Ragazzi, mi avete scritto sotto tutti i video: Rimoli scherzi alle 3 di notte, Rimoli scherzi alle 3. Ragazzi, non è facile farli, come già sapete, perché ragazzi, cioè, mi devo svegliare anch'io alle 3 di notte, devo fare casino. Ma ragazzi, sono tornati e oggi ne andrò a combinare una veramente terribile. Dal titolo e dalla copertina stavolta non so se avete capito molto, ma adesso tranquilli che vi vado a spiegare. Per chi mi segue su Instagram e TikTok, ragazzi, magari ha forse capito di cosa sto parlando. Ed ebbene sì, sto parlando proprio del regalo di Natale che mio papà ha voluto che gli facessi. Infatti ragazzi, come ho già spiegato su TikTok e Insta, io per Natale non sapevo che regalo fargli. Quindi gli ho dato il mio account di Amazon con la mia carta e gli ho detto: comprati quello che vuoi. Ed ebbene sì ragazzi, la cosa che ha comprato è assurda, cioè ha fatto ridere sia me ma anche tutti voi, che mia madre. Cioè raga, solo lui poteva comprare una cosa del genere, ma c'è anche una motivazione per cui l'ha comprata, adesso ve lo spiego. Intanto vado a prendere quello che ha comprato. Ebbene sì ragazzi, quello che si è comprato è questo coso, ovvero ragazzi un orologio a cucù. Ma cosa vuol dire un orologio a cucù? Ebbene sì ragazzi, mio papà sogna fin da quando è piccolo di avere un canarino, un uccellino, ma i suoi genitori non gliel'hanno mai preso e nemmeno mia madre vuole un canarino barra un uccello in casa. E quindi si è comprato apposta questo affare che praticamente ogni ora suona, adesso vi faccio vedere, e da qui ragazzi esce un uccello a cantare. Raga, cioè, vi sembrerà una roba talmente pazza, ma raga, l'ha comprata veramente. Cioè raga, mi sembro stupido, ma vi giuro che... Cioè raga, solo Paparimo poteva comprare una roba del genere. Adesso vi faccio vedere che avvicino la lancetta dei minuti allo scoccare e questo coso dovrebbe partire ora. Adesso vi vediamo, aspettiamo un attimo. Raga, è uscito l'uccellino. Fa un casino, non so se rende dal video. Cioè raga, non so se fa un casino micidiale, non so se rende, guarda. E questo ogni ora del giorno. Cioè raga, io ogni ora del giorno mi devo assorbire questo coso che suona ogni ora e sono sempre a casa. E sono ormai quasi 25 giorni che continua a suonare sto affare. È il momento di fargli sentire quanto è fastidioso durante il giorno a Paparimo e farlo, ragazzi, suonare di notte. E poi, ragazzi, la voglio lanciare grossa oggi. 30.000 mi piace. E dico 30.000 mi piace. Andrò a comprare un canarino veramente e lo porterò a casa per vedere la reazione di mio papà e poi anche quella di mia madre, che mio papà sarà felicissimo, ma mia madre, raga, sclererà. Raga, 30.000 mi piace, tutto nelle mani vostre. Ma aspettate un attimo perché vi devo dire una cosa. I più attenti magari se lo sono già chiesti: Rimo, ma di notte come fa a non suonare? Di notte suona. No raga, ovviamente di notte non suona, se no sveglierebbe tutti, perché questo coso funziona con la luce. Appena vede che c'è la luce accesa capisce che è giorno, tramite qua che c'è un piccolo sensore, e questo suona. E quindi cosa andrò a fare io? Andrò ad accendere la luce di notte. Ma ragazzi, ovviamente non mi voglio far sgamare, quindi ho comprato una lampadina che si accende e si spegne via wifi dal telefono. E noi da qua tranquillamente dal letto andremo ogni minuto prima dello scoccare delle ore precise ad accendere la luce, poi rispegnerla subito in modo che lui suona e mio padre non capirà perché sta suonando, perché c'è la luce spenta. Ragazzi, cioè, è geniale! Appena i miei si addormentano metterò al posto di una di quelle questa e dalla camera l'accendiamo e spegniamo Bluetooth in modo che tanto il sensore prenderà la luce da lì. Andrò a sostituire proprio quella di là, ragazzi. Così è tutto perfetto. Bella regà, mezzanotte e 38, spero si legga. Tra l'altro ho comprato questi microfonini così posso bisbigliare e mi potete sentire anche se mi muovo in tutta la stanza. Cioè tipo, io sto bisbigliando sempre, ma adesso posso andare a letto qua e mi sentite comunque. Detto ciò, i miei genitori adesso sono a letto, sono andati a dormire. Aspetto un altro 10-15 minuti che stiano bene dormendo, poi vado di là, metto le videocamere e partiamo con lo scherzo. Metterò una sveglia alle 3, una alle 4 e una alle 5 e farò partire il cucù spegnendo e accendendo la luce dal telefonino che c'ho qua. Raga, viene fuori il delirio. Detto ciò ragazzi, ci vediamo tra poco. Io ragazzi vado a letto, lascio il microfono qui. Buonanotte, mi metto una sveglia alle 3. Ci vediamo ragazzi alle 3 meno 5, dove squillerà.
1 hour later. Raga, spero stia ancora registrando. Sono le 2:55. Adesso ragazzi accendo dall'applicazione la luce di là in soggiorno. Dov'è qua? Così alle 3 suona e poi le devo spegnere subito appena inizia a suonare il coso. Ok ragazzi, ho acceso la luce. Tra 4 minuti dovrebbe suonare il cucù. Manca un minuto, mi sto cagando sotto. Se non suona impazzisco. Appena suona devo subito dopo spegnere il coso. Chiara, io faccio finta di dormire. Ma che sono? Che ne so io, c'è qualcosa che suona di là. Mamma, cos'è l'allarme? Non lo so. La luce no. Quel faccio non ci vedo, eh. Cos'è che suona? Cavolo, ne so io. Non so le tre. È il cucù, Chiara. Ma che cos'è che ha? Ma che ne sono? Sono le 3, ha suonato. Ma questo... Vieni a dormire. Ma ascolta, di notte non deve suonare st'affare. Guarda, l'hai voluto tu quella roba lì. Eh? Non gridare, che notte. Vieni a dormire. Vieni a dormire, che porca notte. Porca merda. Porca merda. Non si può. Ma culo. Ma cosa ti devo dire, scusa? Che svegli tutti. Mi svegli tutti. Perché, scusa, mi sono svegliato, Che fine fa quella roba lì? Adesso domani mattina faccio porca volare. Merda. Lo faccio volare. Ma quello lì di notte. Raga, ha funzionato. Raga, stanno litigando di là. Ma porca. Attenzione, non li sento più. Merda, raga, sono tornati a dormire. Allora ci vediamo alle 4:05. Adesso rimetto la sveglia e rifacciamo la stessa cosa. Sveglia messa, raga, ci vediamo dopo. One hour later. Bella, raga. Sono le 3:55. Spero stia ancora registrando là al telefono, se non sto facendo tutto per nulla. Adesso accendo la luce di là. Luce accesa. Adesso aspettiamo le 4 che suona. Potrei impazzire. Madonna, raga, che sonno. Aspettiamo e poi lo spengo subito come prima. Chiara, cosa c'è ancora? Suona ancora quella fa. Raga, shh. Ma non è possibile. Ok, ma... Ma è possibile? Non può stare zitto. Ma fallo star zitto, no? Che ne so, Chiara, io cosa cazzo c'è anche quel coso di merda? E tu hai voluto, sì, anche la luce. E Chiara, non ci vedo quando esco qua di notte. Ma guarda come sono, vai. Chiudi quella roba. Madonna, raga, quanto ti scordano. C'è troppa luce, mi dà fastidio. Chiudi almeno questa qua. Chiara, io non so come si fa, lui, ma quello là c'era scritto che, come si chiama, di notte non deve suonare, perché se c'è il buio non deve suonare. Sarà difettoso, che ne so io. Sarà difettoso. Ma tutte a me mi capita. Sì, certo, hai avuto tu quel cucù del cavolo. Ascolta, taci che dormono. Basta la voce. Aspetta un attimo, provo a chiedere a Simone. Ma lascialo dormire, taci. No, lo chiedo, aspetta. Oddio, sta arrivando. Simone! Ascolta, dammi retta un attimo. Cosa succede? Ascolta, sai il cucù quello lì? Continua a suonare. Ha già suonato alle 3. Ma che ore sono? Eh? Sono le 4. Sì, sono le 4. Ascolta un attimo.
Là ha suonato le 3, adesso ha suonato le 4. Ma quello là c'era scritto che l'ho comprato, che non, che se c'è buio non deve ma suonare. Ma mi svegli per sta roba? Io non riesco più a dormire, tu non l'hai sentito? No. Io non lo so, guarda, continua a suonare. Aspetta, adesso cosa faccio? Ogni ora mi devo svegliare. Io lo butto giù dal balcone, se suona ancora scusami, un'altra volta. No, vieni. Fallo volare, fallo volare. Guarda. Ascolta, vado a volare, sembra, finiamola lì. Mi sembra tutto a posto. Guarda, è tutto a posto. Non si può spegnere sto cosa, no? Suona comunque con la luce. Non lo so, lo spacco. Ah, no, mi dispiace, però sai che costa dei soldi. Non è che adesso... Ma scusami, la luce era accesa o spenta? Era spenta, te l'ho detto che non deve suonare con la luce spenta, madonna santa. Ma sei sicuro? Non è che, scusami, perché non deve suonare? Suona solo con la luce questo coso. Eh sì, perché è fatto apposta, perché di notte non deve suonare, capito? Se no uno come fa a dormire? Ma le altre notti non ha suonato? No! Dai, non lo so, poi lasciami dormire. Dai, lasciati dormire, voglio vederti te dormire adesso. Ma scusa, ha suonato adesso e basta? Ha suonato alle 3, adesso ho suonato che non alle 4. Vai a letto, vai a letto! Basta! Ma non lo so, ma tu sei tu che compri quelle cavolate lì. Va. Cioè, che... Capito, ma... Ha funzionato fino adesso, adesso che cacchio c'ha sta a fare? Si è spenta la luce apposta, ma... Sì. Adesso la finiamo, però... Oddio, oddio, raga. Raga, se l'hai bevuta di brutto. No, oddio, non vedo l'ora delle 5. Ora, ragazzi, sveglia alle 5. No, vabbè, mi sto troppo divertendo. Ora, ragazzi, sveglia alle 5 meno 5. Dio, mi sto troppo... One hour later. Dio, ti aiuto, fermati, fermati, sveglia di merda. Raga, sono le 4:55. Accendo la luce di là ancora. Ok, luce accesa. Aspettiamo che suoni e la spengo subito. Volta però mi sveglio anch'io che sento suonare. No, no! Chiara! Lo sento, vai in Ma no. Cos'è, papà? Piange, ancora quel robo! Ancora quel robo! Sì, aspetta, Simo! Ma basta, papà, ma dai! Oh, ma io te lo distruggo, adesso eh. Vado là, la faccio finita, perché... Ma lo mettilo un attimo sul balcone, no? Aspetta, tre volte che mi ha svegliato stanotte! State zitti voi, almeno! Adesso quello là lo faccio finire, guarda, bene. Accendi sta luce. Meno male che hai voluto il cucù, Ma prendilo, mettilo sul balcone. Sto corno infernale. Spegni un po' ste luci. Mettilo sul balcone un attimo. No, lo tiro giù. Lo butto dal balcone, ma basta. Basta. Lui e tutti quanti quelli che hanno fatto sto affare qua, basta. Portalo là, via. Apri la tua finestra e lo porto via, va. Sono le 5, Ma mi interessa il cucù, e il miccio giù. Ascolta. Ascolta un attimo, prendi la apri la finestra e mettilo fuori, sto uccello del qua. Apri la finestra e mettilo fuori, basta. Non ce la faccio più, basta, basta, che lo metto fuori. Basta, chiedilo, basta, okay. Guarda. Sì. Guarda. No, vabbè, ma in realtà lo puoi tenere anche lì. No, basta, ti ho detto che lo metti sul balcone, almeno sento la luce di fuori. Ero io che accendeva e spegneva la luce. Come tu? Col Bluetooth ho cambiato le lampadine. Ma sei scemo! Ma stai scherzando? Ma tu sei. Se vuoi salutare anche lì, se tu vuoi. Sei. C'è tu. Anche una telecamera in camera. No, guarda, no, pure. Ma che ho ancora chiuso un occhio, Simone. Guarda, che giuro che te lo sfracello adesso. Te allora. E l'uccellino lì. Ascolta un attimo. Lo lascio qua, allora. Ascolta, adesso, guarda. Ok, io adesso vorrei. Vai a letto! Vorrei tornare a dormire. Vai a letto! Basta! Vuoi salutare? Questo è anche un nuovo microfono che ho comprato. Adesso te lo faccio mangiare il microfono. Vuoi dire qualcosa? Basta, Simone! Basta! Abbassate quel volume! Finiscila! Raga, riuscito! Stupido! C'era una telecamera anche in camera vostra e una in soggiorno, non l'hai vista? Ma hai visto, chiamo, questo è un disgraziato. Cucù! 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 La
smetti. Dai, potevo farlo suonare anche alle 6. Mettiti giù adesso e basta. Potevo farlo suonare. Finiscila. Buonanotte, papi. Buonanotte. Non muoverti. Buonanotte, ma. Non muoverti. Dai, ci sta svegliando. Non ridere, non ridere perché.